L'audace Cerignola vince il derby di Capitanata. I gialloblu corsari al Miramari hanno battuto un buon Manfredonia per 2-1. Gli ospiti sono subito partiti forte e al quinto minuto sono passati in vantaggio con Fabio Longo. Dagli sviluppi di un corner, l'ex attaccante frattese si avventa su un pallone e da pochi passi segna il gol del 0-1. I Sipontini reagiscono immediatamente e al nono si avvicina il gol del pareggio con Romano, ma il suo tiro viene respinto dalla retroguardia cerignolana. Al 18° gol annullato per il Manfredonia per un fuorigioco di Romano, che ribadisce in rete un tiro di Cicerelli. 29° gran tiro di Joff dalla distanza per il Manfredonia, grande respinta del portiere a Bagnale. 39° punizione per gli Ofantini sulla palla Gambino e il suo tiro termina di poco alto sulla traversa. 43° vice Domini ammonito per fallo sul Romano. Comincia la ripresa e dopo due minuti arriva il pareggio per il Manfredonia con Joff, che di testa mette in rete un cross dalla sinistra. Manfredonia 1, Cerignola 1. I padroni di casa ci credono e al sesto sfiorano il raddoppio con Russo da calcio d'angolo. Cerignola in avanti al 14°, Montaldi al centro per Gambino che di testa manda alto sulla traversa. Il Cerignola accelera e al 21° della ripresa arriva il gol, partita firmato da Gambino che dopo aver ricevuto un pallone da Montaldi scarica il pallone in rete. Quinta sconfitta per il Manfredonia, ma con tanti progressi per quanto riguarda il gioco e con l'ingresso di De Giosa nella seconda frazione di gioco, che ha dato più sicurezza alla retroguardia. In settimana il presidente Stanga ha detto che ci saranno ulteriori rinforzi e domenica prossima sicuramente vedremo un Manfredonia più competitivo e ancora più guardingo nella trasferta, che lo vedrà protagonista sul campo dell'Aversa. Sì, ingiusto per quello che si è visto nel campo e per la festa che c'è stata sugli spalti. Dispiace mandare a casa questi tifosi con una sconfitta che purtroppo rattrista, però sappiamo bene che il nostro campionato, io l'ho detto in tempi non sospetti, iniziava oggi e ne sono più che convinto. Già da domenica ad Aversa abbiamo uno scontro diretto dove abbiamo bisogno di portare a casa ora i punti oltre al bel gioco. I ragazzi sono più in condizione, poi domenica scorsa è stata una partita non partita, quindi ci tenevano a dimostrare quello che è il loro vero valore. Poi speriamo di avere le novità in settimana che ci siamo prospettati.